l'emendamento serve per sempre in un'ottica di trasparenza e di accountability, come si direbbe, cioè mettere un allegato al rendiconto di gestione della lista dei progetti del bilancio partecipativo, quindi in una fase consuntiva, quindi tutto il processo partecipativo che c'è stato nell'anno corrente. Nel rendiconto noi abbiamo una sintesi di quello che sono stati appunto tutti i progetti e quindi anche una sintesi degli importi destinati al bilancio partecipativo e anche i progetti che sono stati scelti dai cittadini. Quindi questo significa che abbiamo poi nel tempo degli indicatori, quindi dei dati, che ci possono servire per capire anche in che modo i cittadini hanno selezionato alcuni progetti piuttosto che altro. Capire anche quant'è l'importo destinato al bilancio partecipativo e soprattutto capire anche quanto la partecipazione dei cittadini è in crescita nel tempo, perché l'obiettivo, come ha detto il Presidente Sunni, è proprio quello di favorire la partecipazione dei cittadini alla scelta della gestione della propria città, quindi decidere per che cosa si vuole intervenire sul territorio in termini di spesa, e quindi sia in un'ottica di investimenti ma anche di spesa corrente. Quindi questo è molto importante secondo me, che noi avremo un allegato, quindi avremo un rendiconto di questa parte che ci permette di capire come si sta evolvendo e quindi anche eventualmente correggere eventuali situazioni che non sono, non vanno nella direzione che ci aspettavamo. Quindi questo è giusto l'apporto che ho voluto dare come esperta di rendiconto di gestione nella Commissione Bilancio, che ci occupiamo di questi temi. È un qualcosa che abbiamo fatto anche nel regolamento sponsorizzazioni, perché deve restare traccia del lavoro che viene fatto dall'amministrazione capitolina. Grazie.